Benvenuti al canale Nebbia della Mente. Mi chiamo Hop e sono la parte di Nebbia che si preoccupa per le questioni ambientali. Sì, lo so, è difficile prendermi seriamente. Sono un peluche, ma anche un orango. Questo mio aspetto è probabilmente legato all'epoca in cui Nebbia mi definì. Nella sua infanzia è stato spesso spettatore di film, libri e cartoni animati in cui creature dei boschi, creature di saggezza e intelligenza, emergevano e venivano a parlare con gli umani per difendere la natura e gli umani stessi da ciò che le politiche volutamente o involontariamente scellerate causavano al pianeta. Da bambino Nebbia pensava che il problema fosse semplice da risolvere, ma già nella prima adolescenza intuì che il discorso era molto più complicato, che le colpe, come sempre, non erano da attribuire a pochi, ma in un certo senso alla quasi totalità del genere umano, che loro ne fossero a conoscenza o meno. Sin da allora capì che già per iniziare il dialogo sull'ambiente si sarebbe trovato di fronte ad un grande ostacolo, il pensiero umano. Quel pensiero che ha come base un semplice ragionamento logico: essere colpevole uguale ad essere punito. Ora, a nessuno piace essere punito, tranne l'orsetto Teddy, ma quello è un suo feticismo. Questa serie di video non vogliono colpevolizzarvi e spero con tutto il mio cuore che nessun essere umano debba essere punito. Questi video servono solo per informare, incuriosire, per sapere. Forse la catastrofe uomo non può più essere fermata. Forse siamo già alla frutta. La fine è arrivata. Meglio sapere perché è arrivata. Come mi disse una volta un vecchio guerriero: la fine arriva per tutto e tutti. Preferisci finire senza sapere o sapendo? Non smettere mai di informarti e di studiare. Oggi la prenderemo soft, parlando dell'incontro che ha avuto Nebbia sulle Alpi Dolomitiche, nel Sud Tirol. Un incontro interessante, niente di sconvolgente, ma che può essere un buon punto di partenza per far capire cosa succede nel mondo. E come ogni viaggio, meglio iniziare da vicino. In una terra di confine così vicina a noi, ma che sembra a tutti gli effetti un altro mondo. L'incontro di Nebbia e del Dolomite. Quello lì. Un argomento sì importante, ma abbastanza leggero, giusto per permetterci di dare un primo approccio per aprire la porta al viaggio. Qualcosa in fondo di innocente, e mi dispiace in parte, mi dispiace che i video che saranno poi sempre più pesanti. Che dire? Iniziamo. Ovviamente, anche in vacanza, in Alto Adige, devo fare strani incontri. Vi chiederete cosa ci fa un uomo affascinante con la barba a fianco a un altro uomo col berretto? Chiediamoglielo. Che ci fate qui? Allora, che ci facciamo qui? Abbiamo riportato il nostro Dolomais nel suo habitat naturale, perché l'abbiamo tenuto un po' con noi in studio per qualche mese per produrre e promuovere una campagna di sensibilizzazione per Dolomiti UNESCO, per la fondazione Dolomiti UNESCO, e oggi, diciamo, è una delle giornate di chiusura di questa prima tranche di azioni di promozione della campagna. L'abbiamo riportato un po' nelle sue montagne, perché insomma, lui si trova meglio qui. Bene, come si è trovato nella civiltà moderna? Faccio ancora un po' fatica a comprenderlo, però insomma si stava un po' ambientando, perché insomma anche le comodità, no? L'agio della vita di città cominciavano un po' a piacergli, però lui è troppo affezionato qui alle sue terre e ci teneva proprio tanto a presenziare queste zone, con soprattutto durante l'afflusso turistico, che come sappiamo esatto, sì, c'è ancora molto, molto da fare. È bellissimo vedere tante persone riappropriarsi, insomma, le nostre belle montagne, ma insomma, qualche cosina spaventosa ancora succede in giro, no? Abbiamo visto qualcuno in ciabattina, qualcuno vestito in modo non appropriato per il clima di montagna, insomma. E il nostro compito con Dolomais, la campagna che si chiama Paura a prima vista, è proprio quello di comunicare i giusti comportamenti nei luoghi di montagna. Cosa ne pensa il nostro cugino antenato
dell'uomo moderno e del suo rapporto alla natura. Non mi sembra molto convinto. Ecco, ha risposto, insomma, ha risposto lui. Mezza e mezza. Mezza e mezza. Piano piano, questa se lo fa meglio, no? Molto bene. Beh, allora grazie di tutto e arrivederci. Spero le montagne ti accolgano come ti hanno sempre accolto in passato. Avete sentito il Dolomais? Rispetto, educazione, accortezza. Sarebbe bastato questo in passato, ma oggi non più. Oggi ci vuole un impegno sincero, qualcosa che dovrà prendere tutte le nostre forze per il futuro, proprio per avere un futuro. Pensate realmente che a seguito di una pesante crisi ambientale non ci sarà una spaventosa crisi economica? Pensate davvero che potrete ancora a lungo permettervi prodotti che non nascono in Italia? Lo so, nessuno ci pensa mai. Che un giorno il caffè potrebbe costare 8-9 euro a tazzina, che una barretta di cioccolato possa costare 50 euro, che sarà impossibile prendere alcuni frutti che oggi ci sembrano così abbordabili a buon prezzo. E questo non è niente, non è solamente un discorso sull'ambiente, non è solamente un discorso sulla salvaguardia della flora e della fauna nel mondo, è un discorso che vi toccherà tutti molto più profondamente, quando la vostra vita sarà stravolta. Ma di questi argomenti parleremo più avanti. Voi non avete più tempo, ma io sì. Un ringraziamento di cuore ai ragazzi del Brodo Studio per la loro simpatia, gentilezza e disponibilità. In descrizione troverete la loro pagina Instagram. A questo punto cosa dire? Un bacio e un abbraccio. Noi torniamo nella nebbia.